Il dibattito ambientale contemporaneo sta interessando gli ambienti della scienza, dell'economia, della politica, della sociologia e persino quelli militari. I temi del confronto, del resto, riguardano questioni come l'inquinamento, il clima, oppure l'esaurimento delle risorse energetiche. Tuttavia, fra gli interlocutori chiamati in causa, le grandi tradizioni religiose risultano sottovalutate, sebbene siano attori globali di una certa influenza. A questo tema è dedicato l'articolo contenuto nel quaderno 4094 della Civiltà Cattolica, dal titolo L'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e le religioni, di padre Jaime Tatay, professore di teologia morale presso la Pontificia Università Comillas di Madrid e direttore della rivista Razón y Fe. Sul coinvolgimento delle religioni nel discorso socioambientale ci sono posizioni diverse. Sebbene alcuni siano convinti che non dovrebbero essere coinvolte in un dibattito che sembra essere puramente tecnico, per altri la loro esclusione è ingiustificata. Non soltanto per le gravi implicazioni morali di simili questioni, scrive Tatay, ma anche perché è del tutto evidente che l'interlocutore confessionale non può essere lasciato da parte in un mondo in cui la stragrande maggioranza della popolazione riconduce ad una tradizione spirituale la propria visione della realtà. Nel suo articolo, Tatay offre 10 dimensioni strutturali dell'esperienza religiosa che sono rilevanti nel foro contemporaneo della sostenibilità e la cui articolazione potrebbe consentire di tracciare i contorni di un ethos ambientale interreligioso. Per Tatay occorre considerare prima di tutto la dimensione profetica. L'ingiustizia insita nel degrado della natura è stata la principale porta d'ingresso delle grandi religioni nel dibattito ecologico. E le tradizioni religiose propongono un esercizio di duplice ascolto, della terra e dei poveri, del momento presente e della storia passata, del contesto locale e delle dinamiche globali, che è complementare alle mere analisi tecniche. Secondo l'autore, l'esperienza spirituale dell'umanità possiede ulteriori risorse di straordinario valore che altri attori non sono in grado di proporre o di sviluppare. Per esempio le regole ascetiche che contraddistinguono la prassi storica delle grandi tradizioni religiose e filosofiche. La dimensione ascetica, quindi, è la seconda ragione del coinvolgimento delle grandi religioni nel dibattito ambientale. Per combattere il consumismo compulsivo e la cultura dell'usa e getta, le religioni richiamano alla sobrietà e al controllo di sé, scelte difficili da proporre per la comunità scientifica, il mondo imprenditoriale e la classe politica. Anche la dimensione penitenziale ha la sua importanza. La sapienza dei processi di espiazione propria delle religioni è di grande aiuto in un momento in cui l'essere umano prende coscienza delle conseguenze socioambientali delle sue scelte quotidiane. Ben nota alla letteratura e al cinema contemporaneo è la dimensione apocalittica, che se da una parte rischia di alimentare un allarmismo ingiustificato, svuotando il discorso e attutendo la capacità reattiva, dall'altro c'è chi sostiene l'opportunità di questo tipo di discorso a scopo dissuasivo. C'è poi la dimensione sacramentale, visto che la percezione del divino nella realtà è presente in tutte le religioni, scrive Tatay, una dimensione soteriologica che consente di risanare il disordine personale e comunitario nelle relazioni con Dio, con l'altro, con se stessi e con la creazione, e che introduce la dimensione comunitaria, dove ha un certo peso un concetto fondamentale nella storia del pensiero sociale cristiano e in altre religioni e filosofie, ovvero il bene comune. C'è poi la dimensione mistica con i suoi modelli ispiratori e una dimensione sapienziale, dove il compito pedagogico indotto dalle questioni socioambientali può trovare un alleato strategico. Nel corso della storia, le tradizioni religiose hanno offerto visioni del mondo capaci di rinsaldare la società, di caratterizzare tradizioni, consuetudini e codici etici. L'autore si chiede quindi se le religioni possano diventare agenti di trasformazione culturale, canali di dialogo e soggetti capaci di generare spazi interdisciplinari, adatti a risolvere conflitti, a trovare consenso e a orientare l'azione collettiva. Infine c'è la dimensione escatologica,
Non possiamo distogliere l'attenzione o ignorare la gravità della situazione, o ancora attenuare la nostra responsabilità, scrive l'autore. E la speranza che scaturisce dalla fede porta a trovare nuove vie di salvezza. Da sole, conclude Tatai, le religioni non potranno risolvere la complessa sfida della sostenibilità. Tuttavia, se non si tiene conto dell'apporto religioso, venirne a capo sarà altrettanto impossibile.